Sentirsi stranieri due volte, in Italia e in Angola. La storia di Manuel, da 22 anni a Budrio. A Bologna, la Fiera Mondiale della Pelle e degli Accessori. Presenti 43 paesi e 50.000 aziende. Mortadella Regina in Piazza Maggiore. Ci scherza anche il professor Prodi. Sono orgoglioso di quel soprannome. Le fotografie di John Tiberi, che girò il mondo con i Sex Pistols, raccontano una delle più grandi rivoluzioni culturali del XX secolo, il punk. Buongiorno a tutti per questa nuova edizione del TG La Stefani. Immigrazione, legge Bossi-Fini e Jussoli. Dopo l'immane tragedia degli sbarchi a Lampedusa delle scorse settimane, la questione cittadinanza è tornata alla ribalta. Ma c'è chi aspetta quel pezzo di carta da più di 20 anni, così da sentirsi straniero due volte, in Italia e in Angola, come accade a pochi chilometri da Bologna, a Manuel Dimba Monteiro. Manuel ha 29 anni, un lavoro a tempo indeterminato e un sorriso che contagia. Manuel è nero, ha un figlio di 4 anni, italiano, mentre lui per lo Stato non è ancora italiano. Eppure è a Budrio da quando aveva 6 anni. Arrivato in provincia di Bologna insieme ai suoi genitori e suoi fratelli dall'Angola, è stato affidato prima a un collegio, poi a una famiglia italiana. Walter e Maria Rosa, i suoi genitori affidatari, che lui chiama mamma e papà. Io ho già maturato tutti i requisiti per poter richiedere la cittadinanza italiana, però mi mancano alcuni documenti che ho richiesto alla mia ambasciata direttamente, e la risposta che ho avuto da parte della mia ambasciata è stata quello che loro non possono fornirmi questi tipi di documentazione, quindi sono obbligato comunque ad andare in Angola e prendere tutto quello che mi serve per poter richiedere la cittadinanza. È la prima volta che torno dal 91, quindi sarà un momento un po' particolare. Cioè, ad oggi non so dire che tipo di emozioni vivrò, che tipo di emozioni raffioreranno, perché ho dei ricordi dell'Africa, però non riesco a capire se sono ricordi comunque dovuti alla mia fantasia, ai racconti, eccetera, o se sono reali. Quindi sarà un bel impatto comunque dopo più di 20 anni. Manuel si sente straniero nella terra in cui è nato, ma anche nella terra in cui ha vissuto, perché tutto è legato a un pezzo di carta. Ti senti straniero nel tuo paese, ti senti straniero nel paese che senti tuo. Quindi delle volte ti mette un po' a disagio. Questo non perché non conta quello che tu hai dentro, ma conta comunque sempre solo il pezzo di carta. In Italia ho fatto un sacco di cose. In Italia, prima di tutto, ho vissuto. In Italia sono cresciuto. In Italia ho avuto un'educazione. In Italia ho avuto l'amore. E in Italia ho dato vita a una nuova vita, sangue del mio sangue. E devo dire che i ricordi più belli che ho sono qua. E la legge Bossi-Fini in questi anni cosa ha fatto? Non credo sia una legge la legge Bossi-Fini, è un qualcosa che è stato fatto per nascondere la parte più brutta di una classe politica che non è capace, secondo me, di affrontare l'immigrazione. Magari tu non sei riuscito, come me, ad avere la carta di soggiorno, che è una carta che non scade, e finché tu hai un lavoro non devi rinnovarla anno per anno. Ma quando hai una carta di soggiorno, perché in un momento di crisi come adesso perdi il lavoro, eccetera, ogni anno tu ti senti un extracomunitario, ma nel senso brutto della parola. Cioè, senti che gli affetti, tutto quello che hai creato qua, la tua vita che è qua, non conta niente, vale solo e solamente un pezzo di carta. Non conta se tu hai fatto del bene, se tu hai una famiglia, se tu hai degli amici, se tu hai studiato qui, se tu senti l'Italia a casa tua. Quando ti trovi davanti a un poliziotto o chi per lui in questura, non ti viene chiesto questo. E quello fa male. Bellezza, qualità e moda sono andati in scena a Bologna durante Linea Pelle. La Fiera Mondiale della Pelle e degli Accessori quest'anno ha registrato un record di partecipazioni, 50.000 aziende da ogni dove. Toccare, vietato non toccare, è la regola fondamentale di Linea Pelle, la mostra internazionale dedicata alla principessa della moda.
Borse, divani, scarpe e non solo. Un mondo di utilizzi per un mondo di espositori. 1200, un terzo è straniero. Record di partecipazione. Con 43 paesi presenti, Bologna si conferma tra le capitali del settore, coinvolgendo 50.000 aziende e un giro di affari di 115 miliardi di dollari, quasi la metà del fatturato mondiale dell'area pelle. Impossibile fermarsi. Lo sguardo è sempre al futuro per cogliere nuove tendenze in vista della stagione autunno-inverno del 2014. Tre linee guida, morbidezza, colori forti e cura dei dettagli. Ma si dovrà fare i conti con i prezzi delle materie prime in costante aumento. Per vacche, tori e vitelli la pelle grezza costa fino al 30% in più. Per le pelli di taglia media o piccola non si è mai pagato tanto. La domanda mondiale cresce soprattutto per interni di auto e per la pelletteria. L'industria conciaria risponde da est con l'aumento dell'export indiano. Tiene il made in Italy, grazie al lusso e allo stile che tutti sono pronti ad imitare. Così, tra una toccata e l'altra, l'importante è non farsi mordere. Smart City. Per tre giorni a Bologna Fiere, comunicazione e qualità dei servizi per il cittadino vanno a braccetto. Così la città delle due torri diventa il luogo italiano ed europeo in cui si incontrano le più avanzate realtà. Tra i progetti presentati, un pannello fotovoltaico portatile, un veicolo urbano per l'igiene e un'app per evitare le code. Così, qualora vi vogliate allontanare, verrete avvisati quando è il vostro turno. Una festa gastronomica per la mortadella. Così la regina dei salumi è stata celebrata in Piazza Maggiore con degustazioni e laboratori culinari. All'evento gastronomico presente anche il professore Romano Prodi, che ha duettato con la nostra giornalista. Bologna festeggia la sua creatura, Mortadella Bo, è qui la fetta, andiamo! Nonostante il periodo di crisi e la corsa al risparmio delle famiglie per la spesa alimentare, l'amata mortadella di Bologna resta una tra le eccellenze della salumeria italiana. Per festeggiarla, il consorzio Mortadella Bologna, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, ha organizzato Mortadella Bo, coinvolgendo l'intera città con degustazioni gratuite, laboratori culinari e divertenti show cooking. Devo dire che in questi giorni abbiamo venduto abbastanza, abbiamo venduto bene, abbiamo avuto un buon riscontro da parte delle persone. Sono molto contenti per questa festa della mortadella, è il primo anno che la facciamo. Diciamo che fino adesso è andata abbastanza bene. Do you like mortadella? Yes, I like it very much. Why? Because it's light, it's not so heavy and it tastes good. Perché ci piace. Basta. Diciamo che parte dall'aroma, interessa, no? E poi l'abbinamento col pane fresco per me è molto importante. Il valore totale della produzione di mortadella Bologna GP è di circa 300 milioni di euro, con l'80% della produzione proveniente dall'Emilia Romagna, con 36 imprese e circa 2.000 addetti. E mi auguro che questo evento metta in contatto proprio il consorzio, il prodotto e i consumatori. Dobbiamo raccontare quanto è importante questo prodotto per l'economia del nostro paese, per l'economia di Bologna, e soprattutto del valore che questo prodotto ha per i consumatori. E anche Romano Prodi in giro per ovviamente Bologna e gustare mortadella. No, ma poi io ne ho un problema politico, perché essendo il soprannome che mi hanno dato, di cui vado orgoglioso, perché cibo nato proletario, poi raffinato, sì, è un po' il cammino dell'Italia la mortadella. Adesso sta diventando una roba raffinatissima. Io spero di aver seguito lo stesso cammino della mortadella. Senta professore, ma a proposito di questi eventi che in qualche modo rilanciano, perché no, sempre e comunque anche la città da un punto di vista economico, commerciale, come li vede? Ma guardi, nell'anonimato delle città tutto quello che porta la gente in piazza a passeggiare è benedetto. E Bologna sta avendo continuamente queste manifestazioni, no? Che da un lato risvegliano un'identità, dall'altro lato fanno stare assieme, no? non pretendono nulla di particolare. E oggi ho lavorato un po', poi sono uscito con mia moglie, si viene in piazza come ai vecchi tempi e si gode. Domanda politica inevitabile, professore Devo, e per quanto riguarda Berlusconi, lo devo chiedere. Sono un pensionato, se lei mi interroga sulla mortadella le rispondo con piacere, su Berlusconi. Allora le chiedo un pronostico, che ne sarà del governo? Anche questo non appartiene più alla mia vita. Concludiamo. Allora mi dica gentilmente, evviva la mortadella bolognese. Non c'è dubbio, perché si ricordi che nel mondo dove
la mortadella è sempre più popolare, ma dove le contraffanno, cioè fanno dei prodotti brutti, però rimane il nome Bologna, si chiama in inglese Bologna. Alla ONU Arte Contemporanea di Bologna, la prima mostra fotografica italiana di John Tiberi, un viaggio d'arte che racconta il punk, quel cambiamento epocale nato a Londra a metà degli anni 70. Si chiama From Sex to Punk ed è l'omaggio che John Tiberi e ONU Arte Contemporanea hanno voluto fare alla città di Bologna. L'ex tour manager dei Sex Pistols ha scelto la Galleria d'Arte di Via Santa Margherita per esporre foto inedite realizzate in una Londra completamente assorbita dalla rivoluzione punk. Cosa raccontano le immagini di John Tiberi? Non sono le classiche immagini da palco o le immagini di scena vere e proprie, sono appunto scatti più intimi che raccontano i Pistols anche come erano insieme, come persone, come individui e non solo appunto come band. Ne sono un esempio gli scatti che ritraggono Sid Vicious e Nancy passeggiare per Londra o nell'intimità della loro stanza d'albergo poco tempo prima della drammatica scomparsa di lei. Era la metà degli anni 70 e quel cambiamento epocale che sarebbe stato il punk investì l'arte nelle sue molteplici forme. Le geniali creazioni di moda di Vivienne Westwood, compagna di Malcolm McLaren, manager dei Pistols, contribuirono a fare del 430 di King's Road il nucleo verso cui sembravano confluire le pulsioni di un'intera generazione. In mostra fino al 1° dicembre, oltre alle foto, anche film e documentari inediti realizzati da Tiberi durante il suo periodo di lavoro con i Sex Pistols. Come nasce l'idea di una mostra sul punk? Questa è la nostra seconda mostra sul punk, in realtà la prima la facciamo esattamente 2 anni fa, a ottobre 2011. E noi analizziamo in questo spazio i fenomeni socioculturali del secondo Novecento, attraverso le icone pop, attraverso musica, cinema, moda. Imprenditrice, professionista, madre, moglie e molto altro. I mille ruoli della donna nel XXI secolo in convegno all'Archiginnasio. I ragazzi del liceo classico dovrebbero studiare latino, ma anche cinese o russo o arabo. È opportuno che i giovani guardino ai paesi in via di sviluppo, per esempio alla Cina, ed allarghino i loro orizzonti. Così Raffaella Colombo, imprenditrice italiana, ha parlato alla conferenza La donna nel XXI secolo, nuove dinamiche culturali, nella sala dello Stabat Mater di Bologna. Il convegno, aperto dalla lettura di un messaggio del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto il patrocinio dell'UNESCO ed è stato realizzato con la collaborazione del Lions Club Archiginnasio e della Onlus MK, impegnata contro le malattie killer dei bambini. Abbiamo una forte tradizione e anche una forte presenza femminile nell'associazione, proprio per questo siamo sensibili alla tematica, all'evoluzione della donna e quest'anno tratteremo il tema della famiglia, il tema della povertà e l'abuso sui minori. All'incontro era attesa la ministra alle pari opportunità Cécile Kyenge, purtroppo trattenuta dall'emergenza sbarchi a Lampedusa. Raccontando della propria esperienza e della difficoltà di conciliare i ruoli di imprenditrice e madre, la Colombo ha avanzato proposte per le donne delle generazioni più giovani, giustamente proiettate verso mete culturali e professionali, ma anche sensibili all'aiuto verso i più deboli. E con quest'ultimo servizio si conclude questa edizione del TG La Stefani. Grazie per averci seguiti.